ragazzi, io sono Necromante, benvenuti in questo nuovo episodio di GTA 5. Sì. Sì. Faccio gli episodi di GTA. Lo devi accettare. Ok, basta. Allora, sono con Franklin, anche se in realtà mi serve Michael. Lo so, sono molto organizzato su queste cose. Dimmi che Michael è vicino alla zona in cui devo andare. Mi sembra di sì. Poi non sono sicuro. È a casa Michael? Ah sì, è a casa. Dimmi che casa è vicina, dove deve andare. Io la devi smettere di giocare ai videogiochi. Ok. Allora, oltre ad essere vestito in un modo schifoso, quindi vado a cambiarmi. Voi lo sapete che io voglio essere sempre vestito in un modo abbastanza umano. Questa cosa è un'uscita al garage, quindi un'uscita. Devo salire di sopra. Non so dove sono le scale di casa mia. Eccole. No, non è vero. Allora, ci penso. E poi mi ricordo che sono qui. Esattamente. Genio, eh. E non c'è. Questa roba ti dà una frustata. Una frustrata. Qua non c'è niente. Per... ah, va bene, credo riposarmi. Dove è camera mia? Cioè, la camera... eccola, non la trovo, sono un genio. Sì, ma io ho sentito questa roba di una frustrata, però... cioè, non c'era. Ecco qua, Michael, che mi piace a me. Io sono Michael. Allora. Centro qui mi dice, ecco. Quella Molly brucia. Ma dov'è? Non la troviamo. Forse ho capito cosa sta facendo. Forse. Facciamo finta di niente. Allora, non perdiamoci in chiacchiere e in cercare di capire dove è mia figlia, ma invece scopriamo che siamo lontani. Abbiamo un'auto, abbiamo Michael, abbiamo una buona volontà, andiamo. Allora, Michael, andiamo per di là. Abbiamo già sbagliato verso. Mi scusi, non ho fatto apposta. Mi scusi, ripagherò i danni. Ah, aspetti, è morto, non gli interessa, ok. Ok, basta. E sbaglio strada. Di chi è sta villa? Questo so cos'è. È quella roba, tipo, ho visto qualche video tempo fa. È tipo un credo secondo, cioè una roba strana, è tipo una missione secondaria comunque, che se volete io faccio volentieri. Non mi ricordo bene come si fa, dovrebbe essere tipo un sito su cellulare, devi dire che vuoi iscriverti, vieni rapito, ti dicono che devi pagare tot soldi, gli paghi, vieni portato da una tizia che ti dice che devi pagare altri tot soldi, li paghi e poi non so cos'altro è. È un cose complicate. Questo è il locale per travestiti. Almeno dovrebbe essere. Ecco, sono Michael. Guardate le mie mani, sono Michael. Non guardo la strada, sono Michael. Mamma mia. Vabbè dai, sono riuscito a resistere per un po' in questa visuale strana. Torniamo a quella normale. No, non è vero, scherzavo.
È che è bellissimo, è tipo cinematografico molto. Non so parlare, vabbè. Tipo cinematografico molto. Senti Michael, per non rischiare di distruggere la città, è meglio che stiamo così, eh. Comunque io sono, ragazzi, in disaccordo su un paio di cose del tipo della Rockstar, si intende, del tipo, uno, hanno tolto le cose natalizie per GTA Online dopo l'epoca natalizia e non va bene. Due, ci sono cose che in GTA si possono fare e cose che in GTA Online no. Per esempio, se io voglio usare l'aereo di linea o voglio, che ne so, incontrarmi con Michael, Trevor e Franklin, oppure voglio guidare il dirigibile o altre cose così, anche, che ne so, lo yoga, che so che si può fare yoga e altre cose così, secondo me dovrebbero poter metterli nell'online, perché cioè, va bene che ci sono le gare, va bene che ci sono i deathmatch, però anche queste cose sono particolarmente belle. Per esempio anche quella cosa del cane, che magari si può usare il cane online, che ne so. Cioè io non credo, però sarebbe figo. Anche questa cosa con sconosciuti e folli, che tipo sono missioni secondarie, sarebbe bello. Oppure anche, non ho ancora visto le sedute mentali, però se sono belle, abbastanza belle, direi anche di metterle. Cioè, sto online, se dovete farlo, fatelo bene. Cioè, non dico che abbiano fatto una schifezza, però un po' di cose potrebbero aumentare. Vabbè, non parliamo dell'online, parliamo del gioco. Cioè, scusa, stiamo giocando online, no? Parliamo del gioco GTA 5, la storia, la roba dietro, cioè, è bello. Fra l'altro io ho scoperto tipo che gli attori, i doppiatori dei personaggi sono identici al personaggio, cioè Trevor è identico. E quello mi basta. Poi Michael potrebbe esserlo, Franklin anche. Che cosa vi porta a pensare? Che la storia di GTA è reale e che è successa. Rallentino, man. Ops. No, c'è la polizia. In questo momento mi servirebbe l'estero. Ah, aspetta, ci devo ancora andare. Vabbè, non ho voglia di fare tutto il giro. Scusate un attimo che. Ok, sto microfono a volte mi dà un fastidio. C'è tipo un mio amico che gli si è rotto il microfono e ogni volta che lo attiva, oltre a sentirlo bassissimo, noi lo sentiamo, sentiamo tipo l'eco delle nostre stesse voci. Casino. Ma perché i personaggi. Cioè, vabbè che è realistico, questo è vero, ma. Ecco, in GTA Online hanno anche tolto il fatto di poter fare così. Di poter inciampare. E un'altra cosa che invece c'è in GTA Online, che non c'è su GTA la storia, è quella dei segni. Per esempio dei dito medio, della chitarra, le robe così. Secondo me dovrebbero metterle. Intanto Michael, ti volevo sapere una cosa, tu non hai capelli, però hai occhiali. Sono Michael, sono un rapinatore di banche in pensione, vado dal mio amico Lester che è un. No, vabbè, basta. Ora mi funzionerà la roba? Esatto, mi funziona. Grande. C'è pure una videocamera, che è? Grande. Dammi un minuto. Come essere, mi fai entrare o no? Questi me li ricordo. Ci sono anche nell'online, sti pupazzetti. Eccoti, amico mio. How do you know? Because you came here. Why else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Well. Ma collezione a fumetti e roba, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little
college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro, weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. Cosa? You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Musa di Nanato, ma questo è un secchione nerd, sei un figo, Lester. No! Sei troppo figo con lo zainetto. No, finalmente abbiamo sbloccato i negozi. Intanto mentre uscivo si è fatto giorno. No, è un fighissimo questo coso. Questo zainetto. Ma tipo si può tenere nel gioco? Perché è fighissimo tenere lo zainetto così. Cioè almeno spero che su GTA normale si possa tenere. Su GTA online puoi tenere lo zainetto del paracadute. E si toglie quasi ogni volta. Quindi devi ogni volta rimettere. Sì, voglio che si veda. E quando non hai il paracadute non te lo fa neanche mettere. Beh, non devo contestare GTA online, dai, è una bella cosa. Però potevano farlo meglio. Non so perché sto parlando solo di questa cosa. Parliamo di altro, del tipo mi devo vestire da nerd. Da quel che ho capito. Mio Dio, mi sto immaginando Michael tipo con la camicia del bretello, vestito normale, tipo da nerd, con gli occhialini, tipo con lo scotch sulla parte superiore, tipo il paradenti, l'apparecchio per i denti. Tipo si mette a fare i calcoli. Mamma mia, che orribile. Michael, non ti posso vedere così, dimmi che non lo farai. Dimmi che andiamo a rapinare con Michael, sì, con Michael, con Franklin. Devi fare le missioni con... è fighissimo fare le missioni tipo in due, ogni tanto devi cambiare il personaggio, una figata. Io sono Michael. Mamma mia, come ho rotto sta auto. Almeno finalmente abbiamo sbloccato i negozi di abbigliamento. E immagino che magari adesso mi lascerà tenere i vestiti, ora che ho sbloccato i cosi di abbigliamento. Cioè mi lascerà tenere addosso. Io sono Michael. Io te l'ho detto, lo voglio. Non è attualmente disponibile perché c'ho questo. Ma se tipo io faccio così? Ah, posso, ok. Io sono Michael. Ma devo entrare. Pam pam pam. Ah, excuse me. Sono Michael. Interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know. Geeky. Youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Generation. What about a vest and some cargo shorts? Ma tu sei serio? No, non voglio. Non voglio! Non voglio sprecare i soldi per questa cosa inutile! Mamma mia, perché? Ma si salva! Dignity aside, I think that might just work. Good luck at the interview. Goodbye. Mamma mia, la schifezza. Ma gli occhiali da nerd non mi metto, vabbè. Sbrigati, andiamo a fare cose più serie invece di vestirci da nerd. Che poi non sembra neanche un nerd, cioè.
Mamma mia, dai, rigiovanire ce l'hai, però sembri come un vecchio che cerca di sembrare giovane. Guarda come ti guardano. Cosa guardi?